Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovissimo video di Matta. Oggi siamo in un video diverso, dove andremo a modificare un veicolo. Sto video lo farò uscire dopo un altro video che farò, che ora devo andare a spiegare, perché voglio fare un video dove vi aggiornerò sui fatti di GTA 5. Quindi tipo sui nuovi veicoli, vabbè, non è che, cioè ve lo dico qua, non è questo il problema, però ve lo dico nei video dove si modificano i veicoli, ma vabbè. Poi andrò a svelare, vi andrò a dire molte cose. Intanto il veicolo nuovo è questo, si chiama Dinka Sugoi, è molto molto bello, mi piace. Nella realtà non so che veicolo sia. Lo so, non mi documento mai prima e sono un coglione, però noi andiamo a modificare il veicolo. Andiamo. Molto bello il dietro, raga, il dietro mi piace tantissimo. Anche il davanti non scherza, sai? Allora, stai calmo, vi spacco di legnare. Allora, meccanico, andiamo. Raga, mi fa impazzire il dietro, ma è bellissima. Questa macchina è bellissima, raga. Davvero proprio bella. Allora, raga, quando vi avevo detto nel video dove andavamo a modificare i tre veicoli da strada, vi avevo detto che volevo fare una serie dove modificavo veicoli moddati, non lo posso più fare perché a quanto pare sono stati patchati i glitch per fare i veicoli moddati. Sì, e io ho preso un muretto, l'ho preso in fire, non so perché, l'ho visto, ma sono stati patchati, aspettiamo aggiornamenti da uno youtuber, si chiama DaioG88, aspettiamo aggiornamenti da lui e vedremo se usciranno veicoli, sì, glitch per moddare veicoli. Allora, armature 100%. Beh, queste ok. Qua siamo ai paraurti, diffusore anteriore, allora Allurds, no, beh, scusa, colore un attimo, verniciatura, allora si può mettere solo il colore principale. No, e allora perché mi ha messo il colore 1, scusa? Colore 2, colore, non c'è pure il rivestimento, non capisco. Allora, stavamo dicendo paraurti. Cazzo, questo diffusore in carbone è bello. Allora, aspetta, facciamo come facciamo sempre. Cioè, che prima vediamo le verniciature, perché se no non riesco a capire quale ci starebbe bene. Crew. Ecco, ma quando lo cambia è brutto, forte. Facciamo un dato, vediamo com'è, cosa possiamo. Bello blu. Pure rossa, gialla, arancione pure bella, arancione. In realtà non metto mai il colore arancione, raga. Lo facciamo arancione, vediamo. Vediamo, no, beh, questi sono bloccati, vaffanculo. Una ga. Madonna. Mi sale il crimine. Allora, sì, lo so, una cosa si diceva 13 anni fa. Allora, mi sale proprio il nervoso, sbloccato, che prima non c'era e ora ci deve essere, rompere il cazzo. Allora, vabbè, dai, arancione. Opaco pure arancione. Poi andiamo su principali metallizzati, scorriamo targhe. Dove sono le targhe? Ok, giallo su nero. Dice pure. Non ci è pearlescente. Ok. Allora, argento, partiamo da quello solo, quelli da qua. Bianco neve, vediamo com'è. L'arancione copre tutto, praticamente, cioè non fa vedere bene i colori per la pelle scena. Ok, bella gialla, sembra un arancione 3D tipo. Bella. Vai, mettiamo giallo, vai. Ok, abbiamo messo giallo, colore rivestimento. Madonna, sto notando fuori arancione dentro rosso, ma che cagata
assurda. Mega galattica. Vai, pure qua. Allora, tutto un total arancione. Simbolo crew. No, perché dobbiamo mettere la livrea. Ok, andiamo sopra e torniamo. Allora, freni e preparati. Ok. Allora, io andrei a ricontrollare un attimo. Ecco. No, ci mettiamo in carbone, raga. Con l'arancione ci mettiamo il carbone. Minchia, guarda che bella. Diffusore in carbonio. Poi, scusate se c'è la luce divina che scende dal. Poi. No, qui sembra un trattore però. Il diffusore turbo ci sarebbe molto di più. Vai. Ok, motore, livello 4, marmitte. Marmitte. Vai, squadrata. Ok, marmitte, non esplosivi, no, griglie. Raga, mi sto rendendo conto che con l'arancione, il carbonizzato, ci sta che è una bellezza col colore arancione. GT o GT con rifinitura, in che senso GT? Ah, con questo, ok. No, questo GT. Cofani. No, scusa, ma se io voglio il carbonizzato, lo voglio tutto, non è che mi lasci questo pezzo bianco, questo pezzo arancione. Cioè, non ci sta bene se mi lasci questo pezzettino arancione. A questo punto lo faccio tutto arancione il cofano. Non lo faccio tutto arancione, se mi lasci quel pezzo così non mi piace. Clacson non mi interessa, fanari, Loxeno, schema neon. Poi, vabbè, più no, più dorata no. Arancione pure, ok. Livrea. Livrea. Giallo e rosso. Ah, guerriero rosso, non giallo e rosso. Pilota 99. Pilota 29, pilota 23. Onda, strisce, Sugoi. Strisce scacchi, strisce rosse. Guerriero. Non lo so. Jackal Racing. Jackal Racing. Pilota 99, raga, ci sta bene perché ci sta bene con il colore arancione. Vai, costa 23, porca puttana. 23.000 dollari. Specchietto. Colore 2. Targa, vabbè, abbiamo cambiato. Aspetta, 25. Verniciature. No, sì, vabbè. Tettuccio. Allora, panna colore 1. A pin, vabbè sì, pinna colore 1, presa da Rally, carbonio della pista. Ah, quello, ok, la pinna carbonio, ok, carbonio. Antenna carbonio, pinna colore 1, presa d'aria squad. E poi ci abbiamo queste, antenna Rally, presa della Sport. Mi aumenta la luna, aumenta un cazzo, allora che va. Vendi no, in carbonio. Ah, le minigonne aspetta, in carbonio. Non cambia, cioè non si vedono neanche, praticamente. Allora, poi da strada in carbonio, da gara in carbonio, jet in carbonio, da rally in carbonio. No. Jet in carbonio o jet normale, ok. Spoiler, pinne posteriori, da gara, da strada colore 1, colore 2, carbonio a freccia in carbonio, GT da pista in carbonio, una pista Mark 2,
Dragster in carbonio, Dragster Core 2, sportivo e sprint. Dragster. No, questo non mi piace. GT invece ci sta pure bene. Però sprint raga mi piace. Ma sprint, sospensioni cambiando la ruota, no, perfetto. Trasmissione da gara, turbo personalizzato, ruote tipi da ruote, ci metterei una sportiva, quindi andrei su sport. Cromate, uno standard. Merci Synthesis Synthetic Z, che è comunque bella. Poi Endo V1 GT1 2x7 User Ground Ride. Ma sono queste ruote per caso? Ma non l'ho mai vista. S Racer Venom Cosmo. No, raga, io vado su quella che ho visto che mi piaceva, dov'era? Questa. Synthetic Z, o era Mercy? No, que no, quest no, quest questo, questo, questo. No, questa. Vabbè, ci metto questa. Ok, colore, ci mettiamo nero. No, nero in carbon. No, nero, nero, nero. Design personalizzato, antiproiettile e arancione, ovviamente. Finestrini, limousine e abbiamo finito. Bello, che pure notte. Pure notte. Hai visto tu? Beh, senti il rombo. Oh no, pensavo che sei da solo, vaffanculo. Senti il rombo, sentilo. Bomba, bitch, vaffanculo. Un miscuglio di volgarità che non c'entravano non nulla, però le ho voluto dire perché non lo so. Ok. È super, slalom. No, aspetta, perché è partita? Perché è partita? Non capisco perché è partita. Cioè io non ho toccato neanche, cioè ho fatto così, 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 boom, ed è partita, vedi, parte. Vedi, parte, perché? Io non tocco nulla e parte. Bella, guarda presta, no, prestato, guarda tenuta, so good. Comunque la macchina è bella e la tenuta che non tiene un cazzo perché non gira neanche, cioè non gira per andare, non va velocissima, però comunque ci sta. Questa è venuta da comprare per collezione, non per usarla né nelle gare né in niente perché fa schifo. Cioè, è un'auto che dici tu è bella averla, ma non ha quella prestazione che tu dici la devo usare se non perdo tutte. No, perché se anzi se la usi perdi tutte le gare. Permesso? Grazie. Bella, raga. Bella comunque, la macchina è bella. Le prestazioni un po' meno. E anche la tenuta. Guarda come parte! Una scaffo ho preso, raga, è partita, guarda! No, è una tenuta di merda. Comunque, io devo salutarvi che devo andare a registrare un altro video, quindi mi raccomando, ci vediamo.